Buonasera, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la notizia del giorno, l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss ricercato da 30 anni. È stato catturato a Palermo nel pomeriggio, c'è stata la conferenza stampa da parte dei carabinieri che hanno chiarito alcuni dettagli di tutta l'operazione. Per noi è andato Luca Licata. Il lavoro è stato caratterizzato da rapidità e riservatezza. Ci sono voluti mesi di verifiche, ha riferito il generale dei ROS Pasquale Angelo Santo. Sapevamo di essere vicini, ma solo oggi abbiamo avuto la conferma che si trattava di Matteo Messina Denaro, svelati oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al comando Legione Carabinieri Sicilia in retroscena della cattura del superlatitante di Castelvetrano. Considerato uno dei criminali più pericolosi al mondo, si è trattato di un lavoro corale, dipanatosi nel tempo, che è costato tanti sacrifici ai carabinieri e alle loro famiglie, ha spiegato il generale quando ha esposto le modalità che hanno portato alla cattura del boss. L'arresto è avvenuto insieme agli uomini del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma. Intorno alle 9 di stamattina ha avuto inizio l'operazione. Messina Denaro si trovava all'interno della clinica La Maddalena, una struttura privata del capoluogo, a procedere all'arresto i carabinieri del ROS. Qualche minuto dopo, le 9:30, lo hanno caricato su un furgone nero, portandolo via dalla clinica dove era in cura per un tumore sotto il falso nome di Andrea Bonafede. Il superlatitante, catturato dopo ben 30 anni di ricerche, è stato scortato da numerose gazzelle dei carabinieri, tra gli applausi dei presenti che hanno assistito all'operazione. Poco dopo è stato arrestato un suo favoreggiatore, circa un centinaio di militari entrati in azione con il volto coperto. Messina Denaro, secondo fonti della clinica Maddalena, ha tentato la fuga, ma è stato fermato all'interno di un bar. Al momento dell'arresto indossava un cappello, un cappotto di montone e occhiali da vista scuri. Il latitante, tenuto sotto il braccio dai carabinieri, non ha opposto resistenza durante l'arresto. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, le prime ricostruzioni svelano che Matteo Messina Denaro era in cura da un anno. Stamattina si trovava in clinica per accertamenti. Il boss, in un primo momento, è stato portato nella caserma della compagnia dei carabinieri di San Lorenzo e successivamente è stato trasferito all'aeroporto militare di Bocca di Falco. In seguito, in elicottero, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Definito dai ROS un arresto estemporaneo, l'inchiesta che ha portato alla cattura del capomafia è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Messina Denaro, cercato per decenni in tutto il mondo, alla fine è stato trovato a Palermo, arrestato 30 anni dopo le stragi del 92. Vediamo quali sono state alcune delle reazioni a questo arresto eccellente. Anche la Premier Giorgia Meloni oggi è stata a Palermo rendendo visita peraltro nel luogo della strage di Capaci dove perse la vita il giudice Falcone, la moglie e la sua scorta. Sentiamo. Gli applausi dei palermitani che si sono trovati questa mattina dinanzi ad un fatto storico sono sinceri. La cattura di Iddu è stata salutata ovviamente con soddisfazione anche dalle istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha telefonato questa mattina al Ministro dell'Interno e al Comandante dell'Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro. Giorgia Meloni, da Roma è volata a Palermo. Sulla strada che porta dall'aeroporto al capoluogo siciliano, ha voluto fermarsi, assieme al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, sotto la stele di Capaci, che ricorda la strage di 31 anni fa. Poi l'arrivo in tribunale, accolta dal procuratore De Lucia, quindi la stretta di mano con i carabinieri, per dire grazie a questi uomini e a queste donne in divisa. Generale Angelo Santo e comandante della Rossa. Generale di divisione Pasquale Angelo Santo, comandante della Rossa. Piacere di conoscere. Le mie congratulazioni. Grazie a lei. Vero, complimenti. Grazie. Complimenti a lei, ai suoi uomini, a questo straordinario. Ora, buongiorno. Generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Siciliana. Complimenti anche a lei. Poi l'iniziativa, la proposta del 16 gennaio come il giorno in cui, dice la Meloni, si celebra chi combatte la mafia. Sì, è una giornata storica, un giorno di festa. È un giorno di festa per le persone per bene, è un giorno di festa per le famiglie
delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano, perché qualcuno ha raccolto quel testimone e quella guerra è stata portata avanti. È un giorno di festa per i tanti uomini e per le tante donne che nel silenzio, fuori dai riflettori, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dedicano la loro vita a questo. Noi siamo abituati a ricordare soprattutto ovviamente chi si sacrifica con il sacrificio più estremo, no? Per la lotta alla mafia, ma poi ci sono persone che sacrificano tutta la loro esistenza per raggiungere questi obiettivi e credo e mi piacerebbe immaginare, mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne ed è una proposta che farò. È un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Non abbiamo vinto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa battaglia era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata. E io voglio dire anche che è un giorno di festa per me, che ho cominciato l'avventura che mi porta alla presidenza del Consiglio dei Ministri dalle macerie di Via D'Amelio. I messaggi dei presidenti di Camera e Senato, ministri, esponenti politici, tutti all'unisono nel riconoscere il lavoro storico di una giornata che segna un atto importante nel percorso della Repubblica, il presidente della Regione Schifani. Non usa mezzi termini. La Sicilia non è stata esulta, esultiamo noi. Abbiamo combattuto la mafia senza se senza ma. La mafia non può essere oggetto di divisione politica, l'ho sempre detto sia quando ero all'opposizione che quando ero in maggioranza. L'ho detto nel 96 che ero all'opposizione, l'ho detto nel 2001, nel 2001 fui tra i promotori insieme anche alle forze dell'opposizione alla stabilizzazione del carcere duro per sedare eventuali speranze che la mafia potesse col famoso papello ottenere che venisse approvato del carcere duro. Ma è una mafia diversa, sicuramente non c'è più la cupola, non ci sono più i grandi mandanti di grandi stati omicidi, però questo non può consentirci di abbassare il livello di guardia. Ma chi è Matteo Messina Denaro? Gli anni dell'ascesa criminale, l'eredità raccolta dal padre morto da latitante nel 98, a 5 anni dalla scomparsa del capo mandamento di Castelvetrano, un giovane rampante che amava la bella vita, le donne, le auto sportive, che si vantava di aver ucciso così tante persone da riempire un cimitero. Sentiamo. Ho ucciso tante persone da riempire un cimitero. Parole di vanto le sue, Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino di lui da 30 anni a questa parte. Solo foto e quell'identikit che ipotizzava una trasformazione nel corso di 3 decenni e che oggi viene svelata nella sua originalità. Il fantasma che si materializza nasce a Castelvetrano il 26 aprile del 1962, diventa capo del mandamento locale, un'ascesa agevolata dal suo fare spietato. Diabolic lo chiamavano i suoi fedelissimi, ma negli ambienti è conosciuto anche come Usicco, feroce rappresentante indiscusso della mafia nella provincia di Trapani. È stato uno dei boss più potenti di tutta Cosa Nostra, arrivando a esercitare il proprio potere anche oltre i confini della propria provincia, come in quelle di Agrigento e sino a Palermo. Inserito nella lista dei latitanti più pericolosi e ricercati al mondo, la sua sconfitta definitiva a 30 anni e un giorno dall'arresto di Totò Riina. Figlio di Francesco Messina Denaro, fratello di Patrizia Messina Denaro e zio di Francesco Guttadauro, l'erede di Bernardo Provenzano, ma soprattutto del padre Don Ciccio, altro boss, morto da latitante nel 98. Quando del giovane Matteo si erano perse le tracce già da 5 anni, nel 93, prima ancora che fosse coinvolto nelle indagini sulle stragi di quegli anni. Il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano. Intrecci con la politica e con l'imprenditoria, di lui diranno i collaboratori di giustizia. Un giovane rampante, anche se non è già capo e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza del mandamento. Nel 92 fece anche parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio della provincia di Trapani che venne inviato a Roma per compiere appostamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanze per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli facendo uso di Kalashnikov, fucili e revolver procurati da Messina Denaro stesso. Nel luglio del 92 fu tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo, e strangolò anche la compagna Antonella Bonomo che era incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri furono poi seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo.
Messina Denaro fece anche parte del gruppo di fuoco che compì il fallito attentato al vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Dopo l'arresto di Rina, fu favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitardi insieme ai boss Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca e i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Nell'estate del 93 si rese irreperibile dando inizio alla sua lunga latitanza. Pochi mesi dopo fu tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Infine, dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Di Matteo venne strangolato e il cadavere sciolto nell'acido. Negli anni, smantellata la sua rete di protezione e finanziamento, inseguito da una montagna di mandati di cattura e di condanna all'ergastolo per associazione mafiosa, omicidi, attentati, detenzione e trasporto di esplosivo, nei più gravi fatti criminali degli ultimi 30 anni, a cominciare dalle stragi del 92 in cui furono uccisi Falcone e Borsellino, è stata riconosciuta la sua mano. Cambiamo argomento. Interporto di Catania, indagati l'ex vicepresidente della regione Armao e l'attuale assessore all'economia Falcone, gli arresti domiciliari, l'ex deputato all'ARS d'Asero, il presidente della società degli interporti Torrisi Rigano, l'imprenditore Cozza e una dipendente, le indagini della Procura e dei Carabinieri sulla gestione della società. Vediamo. Il mondo della logistica catanese nel mirino della Procura di Catania e dei Carabinieri del Comando Provinciale, che hanno eseguito l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP Etneo a carico dell'ex deputato regionale Nino D'Asero, di Rosario Torrisi Rigano, amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani, di Salvatore Luigi Cozza, grosso imprenditore nel ramo dei trasporti nazionali e internazionali, e di Cristina Debora San Giorgi, dipendente della SIS. Inoltre risulterebbero indagati l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao e l'ex assessore regionale alle infrastrutture, oggi assessore regionale all'economia e al bilancio, Marco Falcone, nonché l'ex capo della segreteria particolare dell'assessore Falcone, da assessore alle infrastrutture, Giuseppe Livolti. L'inchiesta sarebbe partita nel 2019 da un esposto presentato da alcuni dipendenti della Società degli Interporti circa false attestazioni e dichiarazioni prodotte dalla San Giorgi in merito al possesso della laurea. Questo avrebbe determinato conseguenze nel rapporto di lavoro tra la donna e la società ad intero capitale pubblico regionale, sino all'attivazione della procedura di licenziamento. A questo punto sarebbe intervenuto l'ex deputato Nino D'Asero che, secondo la procura, avrebbe esercitato delle pressioni su Rosario Torrisi Rigano per mezzo di alcuni politici regionali, cioè l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, l'ex assessore regionale alle infrastrutture e oggi assessore regionale all'economia Marco Falcone, nonché l'ex capo della segreteria particolare dello stesso Falcone, Giuseppe Livolti, al fine della revoca del licenziamento per giusta causa della donna e per garantire alla stessa una gradita posizione all'interno dell'azienda di logistica ed evitare ulteriori provvedimenti disciplinari. Durante le indagini sarebbe emerso un accordo definito corruttivo tra l'amministratore unico della SIS Rosario Torrisi Rigano e il titolare della LCT Luigi Cozza, società da pochi anni concessionaria del segmento funzionale di parte dell'interporto catanese, nonché della manutenzione ordinaria del polo logistico. Torrisi Rigano avrebbe concesso, mesi prima del reale contratto tra società Interporti ed LCT, l'uso gratuito dell'area, pur tuttavia avvisando della possibilità di alcuni controlli da parte dell'Ispettorato del Lavoro e dei Vigili del Fuoco per la stesura e il rilascio delle necessarie certificazioni. L'amministratore unico della SIS avrebbe omesso o ritardato l'invio di diffide ufficiali concernenti la liberazione degli spazi o la regolarizzazione della documentazione prima della stipula del contratto di concessione. In cambio, secondo l'accusa, Torrisi Rigano avrebbe ricevuto dal Cozza l'assunzione di una propria congiunta nella LCT. Sempre secondo l'accusa, l'amministratore unico della SIS si sarebbe appropriato di una somma di circa 2.700 euro. Andiamo adesso a Castel di Udica, nel Catanese. Sarà proclamato il lutto cittadino dopo la morte di un ristoratore che ha perso la vita nell'incendio del locale che gestiva insieme con il figlio. L'intera comunità è fortemente scossa da questa tragedia, ha detto il primo cittadino.
Un paese incredulo per la tragedia che si è consumata ieri sera a Castel di Iudica, nel Catanese, con la morte di un uomo all'interno di una panineria andata in fumo. Incendio divampato nella tarda serata, all'interno del locale dove si trovavano al momento diverse persone. Il titolare, Pippo Marino, di 62 anni, ha perso la vita nel rogo, ferita anche una ragazza che è rimasta ustionata. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco con 3 squadre e un'ambulanza, ma i tentativi di soccorrere l'uomo sono risultati vani. La donna invece, trasportata in ospedale, ha riportato ustioni ad alcune parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'allarme è scattato intorno alle 21. Marino, probabilmente nel tentativo di spegnere le fiamme, è rimasto intrappolato all'interno del locale. Il sindaco del paesino etneo ha proclamato il lutto cittadino. Ma è un paese stordito, è una notizia terribile e angosciante. Ovviamente tutto il paese attorno alla famiglia, io proclamerò da qui a poco il lutto cittadino, perché poi tra l'altro la famiglia la conosco, la conosciamo tutti, famiglia di brave persone, persone per bene, quindi è una cosa che non ci aspettavamo, perché sono cose che capitano, tragedie che capitano, non dovrebbero capitare. Un fatto accidentale all'interno di quello che era un locale frequentato? Assolutamente un fatto accidentale, non c'è nessun timore per qualche indagine, perché è un fatto accidentale che si è trasformato in tragedia. Prima dramma e adesso è tragedia. Era un club portato avanti con il figlio, dove moltissimi giovani si radunavano la sera. Che posso dire, speriamo possano riaprire dal lato, diciamo, umanamente come famiglia, ma ormai il signor Giuseppe Marino non c'è più e questo è un dato veramente che lascia storditi tutti quanti. E di un morto e un ferito grave il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, al confine tra Motta Camastra e Francavilla di Sicilia. Una Panda che proveniva da Francavilla è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, finendo fuori strada e ribaltandosi in un terreno. A bordo del veicolo vi erano 2 giovani di Graniti, sbalzati fuori dall'autovettura a perdere la vita: Vincenzo Parlavecchio di 23 anni, per il quale non c'è stato nulla da fare, mentre il secondo giovane di 29 anni, gravemente ferito, è stato condotto in codice rosso con politraumi all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Cambiamo argomento. Presentata stamattina l'edizione 2023 del più bel carnevale di Sicilia, che si terrà ad Acireale dal 4 al 21 febbraio prossimi. Nella sala stampa del Palazzo di Città di Acireale stamani la presentazione del Carnevale di Acireale dal 4 al 21 febbraio prossimi, manifestazione di punta in Sicilia tra le migliori d'Italia, entrata di diritto tra gli eventi carnascialeschi nazionali. Un'eccellenza siciliana, orgoglio acese, straordinario veicolo promozionale per la città. Protagonisti come sempre i grandi carri in cartapesta infiorati, opere dei maestri carristi, artisti che nel corso dei decenni hanno affinato capacità uniche nell'elaborazione dei mascheroni e gli allestimenti scenografici, oltre al gioco delle luci. 2 anni di stop per la limitazione imposta dalla pandemia, sarà una ripresa in grande stile, a cominciare dal prossimo sabato con il riconoscimento ai benemeriti del Carnevale, premio Angelo Badalà, voce storica della manifestazione delle ore 18 presso il Palazzo del Turismo, subito dopo posa della targa commemorativa in onore del maestro Franco Battiato nel medesimo edificio che fu sede del liceo scientifico negli anni 60. I carri in parata da sabato 4 febbraio dalle ore 10 lungo il tradizionale circuito barocco cittadino, le sfilate nelle 9 uscite programmate saranno a pagamento al costo di 6 euro d'ingresso giornaliero, gratis per i residenti. Questo è un appuntamento che da sempre, non soltanto i piccoli ma anche i più grandi, lo aspettano con ansia, con gioia e con trepidazione. Del resto lo sappiamo, si crea uno spettacolo a cielo aperto, non soltanto i carri allegorici, magari i carri infiorati, le maschere isolate, i gruppi in maschera, tutte le attività di contorno che creano veramente una grande festa e una grande gioia nella nostra Acireale. Il Carnevale, evento principale della città, ha richiamato la folla delle grandi occasioni che ha riempito la sala stampa del Comune. Il presidente della fondazione organizzatrice del Carnevale di Acireale, Gaetano Cundari. Il Carnevale della ripresa post-Covid, quindi un Carnevale allegro, un Carnevale divertente, un Carnevale spettacolare, un Carnevale che noi abbiamo pensato di dedicare nel primo weekend ai bambini, un carnevale che fa una partnership con un circo naturalmente senza animali e un circo tutto di acrobati e giocolieri siciliani.
Quindi un carnevale veramente all'insegna dell'allegria e dello spettacolo. Speriamo di essere all'altezza della situazione. Avremo anche quest'anno la partecipazione delle maschere italiane dell'Associazione del Coordinamento Nazionale Maschere Italiane. Quindi noi stiamo operando, anche se con le difficoltà che ci sono e che non si possono nascondere, ma stiamo lavorando alacremente con l'aiuto concreto di tutti, degli uffici preposti, a cui non va mai dimenticato di fare un grande ringraziamento. La polizia a Catania ha bloccato in piazza Caduti del Mare un minorenne che guidava a folle velocità un caleste trainato da un cavallo in mezzo al traffico cittadino. Nonostante gli agenti ne avessero intimato più volte l'alto, il giovane aveva continuato la sua fuga creando pericolo per la circolazione stradale e anche per i pedoni. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il cavallo invece è stato sequestrato, era custodito in una stalla di fortuna nel cortile Doberdò senza alcuna autorizzazione e in pessime condizioni igieniche. Il proprietario, un cittadino straniero, è stato sanzionato. Andiamo adesso a Mascali. Tra il comune mascalese e quello di Giarre chiedono insieme il finanziamento di una strada che vada allargata e messa in connessione tra le frazioni di Macchia e Nunziata Tagliaborse, una soluzione concreta in vista dell'aumento del flusso di auto nel periodo estivo, alla luce di un'ipotesi di cui si parla da 30 anni, quella cioè della realizzazione di un casello autostradale che resta ancora legata al palo. Mascali e Giarre insieme per una strada condivisa che smaltisca il traffico nelle località a mare. L'incontro tra le due amministrazioni locali in settimana. L'obiettivo è non farsi trovare impreparati all'arrivo della bella stagione, quando la cittadina mascalese sarà letteralmente invasa da un flusso di auto che ingolferà inevitabilmente le arterie di collegamento alle frazioni a mare come Sant'Anna e Fondachello. Del casello di Mascali si parla da decenni. I progetti e ipotesi però al momento restano sulla carta. Intanto allo studio un percorso che da Giarre ed in particolare dalla frazione di Macchia arrivi a connettersi alle frazioni di Nunziata e Tagliaborse. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina. È da anni che io con molte altre nel nostro territorio abbiamo lottato per avere il casello dell'autostrada a Mascali. Un casello necessario per l'intero territorio, serve a snellire il traffico che proviene da Giarre, serve a far sì che il nostro territorio possa avere un servizio importante. Questo è un obiettivo che è diventato complesso e difficile da raggiungere. Per questo in questi anni ho elaborato una nuova idea, cioè in attesa di poterlo avere, questo non esclude l'idea di poter fare il casello, quello di valorizzare la strada che va da Nunziata a Tagliaborse verso Macchia per raggiungere velocemente il casello dell'autostrada di Giarre. Per questo ho contattato il sindaco di Giarre, con il quale abbiamo concordato che in queste settimane ci vedremo con gli uffici tecnici per sviluppare un progetto che diventa utile e necessario per poterlo presentare alla regione siciliana, farlo finanziare affinché venga allargata tutta l'intera strada. C'è una parte di progetto che è un progetto vecchio che è depositato al comune di Mascali, che prevede nella frazione di Tagliaborse una circonvallazione esterna in modo da consentire la velocità e il non passare all'interno della cittadina. Se questo sogno, ma che diventerà realtà perché in questi giorni lo porteremo avanti, verrà realizzato, significa che il collegamento tra Mascali e il casello di Giarre diventerà molto più veloce e bypasserà Giarre, che è diventato un problema un pochino per tutti, sia per la città di Giarre ma nello stesso tempo anche per la fruizione del nostro territorio. In estate soprattutto, che è il problema principale in estate, ma anche durante l'inverno spesso vediamo problemi di questo genere, anche perché il nostro territorio sia in estate che in inverno offre degli spazi di carattere turistico, sia per la collina sia per il mare, è molto importante e nei momenti di punta diventa difficile arrivare anche in questo territorio, e queste strade sono necessarie affinché vanno a valorizzare quello che è l'incremento del flusso turistico in tutta l'area.
Incidente mortale stamattina a Palermo, un uomo di 50 anni, Giuseppe Rizzo, è morto nello scontro tra un camion e un'auto, una Fiat 600 in autostrada sull'A19 tra Capaci e l'uscita per l'ospedale Cervello in direzione del capoluogo dell'isola. L'incidente è avvenuto questa mattina, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e un'ambulanza. Il cinquantenne è rimasto incastrato tra le lamiere, dopo l'operazione per estrarlo l'uomo in gravissime condizioni è stato trasportato al civico di Palermo, dove poi è però deceduto. Sul luogo dell'incidente è giunta anche la polizia stradale, che ha provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per risalire all'esatta dinamica del sinistro. Dopo l'incidente si sono create lunghe file d'auto sulla A29 all'ingresso della città. Sul posto si è portato anche il personale dell'ANAS per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. E invece sarà l'autopsia già disposta dalla procura di Agrigento a fare chiarezza sulla morte di uno studente cinese di 22 anni, iscritto all'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, dove il ragazzo era residente da poco più di un anno. Saranno determinanti anche gli accertamenti mirati per rilevare le impronte digitali sul lungo coltello da cucina che il giovane aveva conficcato al petto. Al momento sembra un mistero quanto accaduto in una stanza di affittacamere in Salita Iacono, nel centro storico agrigentino. Fino a tardi nessuna ipotesi veniva esclusa, quella dell'omicidio sembra essere al momento la pista privilegiata, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi del suicidio. I carabinieri per ore e ore hanno sentito i residenti della zona, dove ci sono tantissimi B&B. Nessuno a quanto pare avrebbe sentito urla o rumori sospetti. Porte e finestre dello stabile dove il giovane studente alloggiava sono state trovate regolarmente chiuse e non forzate, quindi resta il mistero su questo episodio. Il caso Cannes, che anche in Sicilia ha messo in crisi l'attuale maggioranza di governo alla regione, ma anche la vicenda Miccichè, il coordinatore regionale di Forza Italia, da qualche giorno è transitato al gruppo misto, al centro dell'intervista di quest'oggi. Ospite in studio il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Calvagno, e collegato in diretta il collega del giornale di Sicilia Giacinto Pipitone, intervistato da Filippo Romeo, il numero uno dell'ARS, ha anche parlato delle priorità a cui è chiamata a dare risposte la coalizione di centrodestra e ha annunciato la collaborazione tra la segreteria del Parlamento siciliano e quella del Senato della Repubblica per evitare cavilli nella promulgazione delle leggi regionali che portino all'impugnativa da parte dello Stato. L'appuntamento con l'intervista è per questa sera alle 21 e poi domani in replica alle 13 e anche alle 23:30. La pagina del calcio adesso con il Catania che continua la sua marcia inarrestabile verso la promozione in Serie C. I rossazzurri tornano a vincere in trasferta, lo hanno fatto sul campo neutro di Locri contro il San Luca. 3-1 il finale, con rossazzurri che si preparano adesso alla sfida in programma domenica prossima al Massimino, l'ennesimo derby regionale contro il Licata, che precederà due trasferte consecutive. Il Catania riprende la marcia vittoriosa anche in trasferta, 3 punti conquistati a Locri contro il San Luca, che avvicinano i rossazzurri alla meta promozione. Gara subito in discesa, grazie alla felice intuizione di Russotto, che devia in rete un preciso cross di Rapisarda dalla destra su servizio di Chiarella. Il vantaggio rossazzurro dura però appena 4 minuti, perché dalla parte opposta Fiumara indovina il tiro della domenica, sorprendendo con una conclusione ad effetto l'incerto Beters. Partita che resta comunque in mano agli ospiti, che tornano in vantaggio al 19esimo grazie a Vitale, rientrato tra i titolari. Il giovane centrocampista raccoglie un filtrante di Russotto poco dentro l'area di rigore, si gira su se stesso e fulmina il portiere avversario. Il primo tempo scivola via tranquillo, senza ulteriori sussulti. Nella ripresa il San Luca tenta timidamente di riportarsi in avanti, ma è ancora Vitale, il migliore in campo, a sfiorare la doppietta personale. Questa volta Antonino si oppone deviando in tuffo la sua conclusione. Il Catania mette poi al sicuro il risultato nel finale, quando Boccia recupera palla ai limiti della propria area, serve Giovinco, lesto ad imbeccare De Luca, che fila via verso il portiere avversario, battendolo con un preciso diagonale che si spegne all'angolino. 3-1 finale, con i rossazzurri che mantengono i 12 punti di vantaggio rispetto alla seconda e si preparano ad affrontare domenica prossima al Massimino il Licata nell'ennesimo derby regionale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, vediamo dunque il meteo per la giornata di domani.
Le previsioni meteorologiche in Sicilia nella giornata del 17 gennaio 2023. Il sole si alternerà con le nubi un po' dappertutto. I mari saranno da mossi a poco mossi. Le temperature previste tra minime e massime, con la colonnina di mercurio che andrà più su a Catania e Siracusa con 19 di massima, nel capoluogo Etneo 12 la minima. Abbiamo concluso, vi ricordo che potrete seguire questa edizione del telegiornale sul sito rettv.it e sui nostri canali social. Il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta è previsto per domani a partire dalle 14. Ringrazio in regia Carmela Fagone e vi auguro una buona serata, arrivederci.